Alla luce del caldo eccessivo di questi giorni e anche dell'aumento di contagi da Covid, come sta reagendo l'ospedale di Chieti? Lo chiediamo al professor Cipollone. Sì, diciamo, l'ospedale si trova ad affrontare una duplice problematica. Da un lato è l'aumento di alcuni ricoveri, diciamo così, stagionali, cioè legati al caldo particolarmente forte in questi giorni, che in pazienti fragili come i nostri anziani può slatentizzare e quindi precipitare delle patologie croniche. Pensiamo allo scompenso cardiaco, all'insufficienza respiratoria, al soggetto con ipertensione e terapia farmacologica. In questo caldo può precipitare dal quadro clinico questi soggetti e quindi condizionare la necessità di un ricovero in ospedale. A questa problematica, diciamo così, annuale, stagionale, si aggiunge invece il rebound della problematica del Covid, che sta vivendo quest'estate una inaspettata crescita dei ricoveri e quindi dei contagi e dei ricoveri. Non tanto come impatto da un punto di vista assistenziale, perché comunque il Covid di questo periodo in soggetti plurivaccinati è un Covid che ha un'espressione clinica più lieve, però crea problemi soprattutto di tipo organizzativo in ospedale, perché ogni reparto ha nello stesso reparto il paziente Covid e il paziente non Covid e quindi si creano difficoltà nella gestione di percorsi assistenziali o diagnostici. Pensate ad esempio a una TAC o un esame radiografico in un soggetto Covid che deve essere programmato in percorsi e in tempi differenti rispetto ai soggetti non Covid, o a una banale endoscopia che però, se da fare in un soggetto Covid positivo, richiede l'utilizzo di una sala dedicata, problemi di disinfezione ed altro. Per quanto riguarda invece la quantità di presenze nel reparto, l'accesso al reparto, si può parlare di una situazione stabile o si può parlare di un allarme, di un'emergenza? No, emergenza no. Diciamo che in un reparto, ad esempio come una medicina, oramai circa il 30% dei soggetti ricoverati sono soggetti con positività del Covid. Molto spesso è una comorbilità, soggetti che entrano per una normale patologia di area internistica, quindi polmonite, scompenso cardiaco, patologie epatiche, e poi si scopre, grazie al monitoraggio continuo dei test che facciamo, la positività. Quindi si crea la necessità di fare una bolla Covid, cioè un'area separata all'interno del reparto dove tenere i pazienti con personale sanitario dedicato per quell'area e che non sia promiscuo con le aree non Covid, e quindi una complessità assistenziale.